Tentano una rapina al kebab Bella Istanbul di via Tiburtina nel capoluogo. Scatta l'arresto lampo da parte degli uomini della Polizia di Stato. Si tratta di due persone di Alatri. A lanciare l'allarme è stato lo stesso titolare, il quale con voce tremante ha segnalato di aver appena subito un tentativo di rapina da due giovani armati di cacciaviti fuggiti poi a bordo di una Fiat Panda. Immediato l'arrivo delle volanti che all'altezza di via Madonna della Neve hanno intercettato il mezzo indicato. Nennato Rocambolesco in seguimento con il fermo del veicolo all'altezza del bivio di Brunella. A bordo del mezzo c'era solo il conducente, autore materiale della tentata rapina, un 25enne di alatri, che dopo aver minacciato il titolare con due cacciaviti, si è dato alla fuga infrangendo anche il vetro del portone d'ingresso del locale, procurandosi vistose ferite alla mano e alla coscia. Il complice, invece, è fuggito a piedi. A seguito di serrate indagini da parte dell'ufficio, trattazione e atti del reparto volanti, si è giunti all'identificazione di quest'ultimo, un 35enne anch'egli di Alatri, con diversi precedenti. Di polizia, il quale nella circostanza aveva funto da palo. Sequestrati cacciaviti che a seguito di una perquisizione sono stati trovati all'interno della Fiat Panda. Il 25enne si trova ora presso la casa circondariale di Frosinone a disposizione dell'autorità giudiziaria. I poliziotti continuano nell'intensa attività di controllo del territorio, attenzionando le zone a rischio e soggetti pericolosi, mantenendo alta la guardia per garantire la sicurezza della comunità locale.